Ah, orridi, che era tanto, ci si vedeva oggi, video diverso dal solito. Con questo video voglio aprire un'altra parentesi in questo canale, tanto ce ne sono state poche, vero? A un certo punto parla di Spotify, parla di CD, parla di vinile, parla di cazzo ne so, come sponsorizzare la Madonna su YouTube. Ha senso stampare CD, ha senso fare andare in studio tutte queste puttanate. A un certo punto gli argomenti finiscano, no? Oppure se ne può riparlare in maniera diversa, però comunque volevo aggiungere delle cose in più in questo canale, perché parlando di musica si può anche parlare di cose specifiche, come per esempio come arrangiare qualcosa, come registrare gli strumenti, quali usare, eccetera eccetera. Oggi volevo farvi vedere la mia stanza con quella luce lì che non ci siamo mai degnati di mettere a posto, però vabbè, chi se ne frega, l'importante è che faccia luce. Allora, vi volevo far vedere un po' la strumentazione che ho in casa, cosa la mia stanza e che c'è nella mia stanza. C'è diverse cazzate che ne userò il 20%, però lo comprate perché mi garbano, perché magari ci registro, magari con una cosa fa una, con una cosa con quell'altra cosa ne fa un'altra, con antani, antanintunt, intanto trintunt. Partiamo un po' con la carrellata di cazzate che mi sono comprato. Naturalmente vi volevo anticipare che sono disordinato, la mia stanza è sudicia, è piena di polvere, fa schifo al capo. Quindi cioè, nel senso, non mi venite a dire non tu pulisci, mi importa una sera. Eccoci qui, allora c'ho un bel casino, ve lo dico, c'ho un bel casino. Questa è la mia stanza, c'ho un po' di troiai a giro, poi vabbè c'è 200 amplificatori che ne userò uno, poi c'è il mobile dell'IKEA perché c'erano delle cazzate, c'è un giornaletto porno, quindi lo butta. E andiamo a vedere, questo è un contrabbasso che probabilmente mi accompagnerà per tutta la vita, anche se attualmente non lo sto suonando manco per il caso. Sto facendo il biennio a Firenze, no, di contrabbasso jazz, e quindi insomma ho ricominciato da poco, ma mi hanno dato delle cose da fare che per me, io ormai da quando ho 17 anni che sono in contrabbasso, quindi sto facendo il biennio solo per prendere il pezzo di carta, sinceramente, perché tanto dopo un po', dopo 10-15 anni che suoni, cioè che devi studiare, cioè puoi arrivare alla tecnica di fare gli assoli degli Iron Maiden sul contrabbasso, ma siccome a me non me ne frega un cazzo, perché la musica non è quello, la musica non è tecnica, tutto fuoco, ma la musica è altro. Mi piace più l'aspetto compositivo delle cose. Una volta che io so accompagnare, so fare due bei soli come si deve, non importa saper fare chissà il che. Dipende, insomma, la carriera che vuoi fare. Io ho scelto di fare il bassista, non mi interessa di fare chissà il che. E niente, andiamo avanti. Poi vabbè, qui ci porta la sega. Andiamo agli amplificatori, giù. Tu dirai, che ci fai con questo cazzo? Lo metto nel culo. Ho questi amplificatori, queste due testate che sono queste qui, che una è la TC Electronic che è 500 watt, ma non costa veramente un cazzo e suona benissimo, costa tipo 250 euro. E poi questa affare lì, non mi ricordo, mi pare costa sui 180-200 euro, non mi ricordo. E l'ho presa perché è veramente, cioè è grande quanto, quasi quanto un cellulare, un pochino più grande di un cellulare, veramente comoda e mi salva per quando può fare delle serate, quando andavo, vabbè, quando facevo delle serate insomma in dei posti piccoli o dove mi faceva fatica a portare sti tromboni qui. E quindi direi, ma e che cazzo te ne fai di tutti sti amplificatori? Nulla. Ora nulla, di sicuro. Diciamo che ogni cassa che vedete ha il suo scopo. Un po' di parole. Questo qui lo uso per il rock, per suonare all'aperto. L'ho usato quest'ultima estate a Uniboso e suonava da 10. Questo 2 da 10 lo uso nei locali un pochino più piccoli, però sempre per suonare rock o jazz rock. E questo naturalmente usando la TC Electronic, la sua. Di qua ci sta sempre TC Electronic 1 da 12. E che ci faccio questo qui? Questo qui più che altro lo uso per il contrabbasso. Il contrabbasso perché? Perché con il contrabbasso questa cassa funziona meglio di questa. Perché questa è sempre da 12, no? Però non hanno un suono diverso. Questa è molto più utilizzabile per il basso elettrico, magari funky, suona sega e jazz. E per il contrabbasso. Questa invece, con quel tweeter particolare che è quell'affare lì nel mezzo, è più per il rock. Infatti io volevo utilizzare questa qui ora per registrare il disco nuovo e ci volevo mettere la testata che non ho qui, la Fender Bassman 130, che ha valvole, che purtroppo non vi posso solo far vedere una foto, ve la faccio vedere, eccola, zack, 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 ecco. Quello è il meglio amplificatore che ho, e quello che ho in sala prove, ma non è che me lo posso tenere in casa.
Ormai lo lasciavo lì, anche se c'è il lockdown, insomma, che cazzo. E poi per finire abbiamo questo trombino qui, che è leggerissimo, una cosa spaventosa. Cioè lo uso particolarmente con il basso elettrico, però con le corde lisce. E vabbè, c'ha un suono buono, funziona. Più che altro è leggero in una maniera spaventosa. Cioè questa accoppiata qui è micidiale, specialmente per suonare il basso elettrico jazz con le corde lisce nei locali piccoli è spaziale. Cioè, bassi elettrici sono diversi. Questo è il basso che vi dicevo, che, con cui suono jazz, perché ha le corde lisce. Veramente è stato un acquisto molto buono, anche perché nell'ambiente del jazz me l'hanno richiesto in diversi. Che ricorda il contrabbasso, però non è proprio un contrabbasso, cioè è una via di mezzo come suono. Poi vabbè, lì c'è lo skateboard, ma ci porta una sega. Un bel Music Man. Questo mi piace parecchio. Mi piace parecchio perché a parte si suona l'action dello strumento, veramente basso, manico bellissimo, ma è bello vecchiotto, si vede dal legno, no? Non mi ricordo però che anno è, sinceramente, forse anni 80. Poi che c'è? Un altro Music Man, ma Stingray. Che significa? Che questa è praticamente la sottomarca, come per esempio la Squire, è come se fosse una sottomarca della Music Man, no? Perché è Sterling by Music Man, ovvero i componenti non sono lavorati meno, perché il materiale è buono, ma in realtà c'è una lavorazione minore, no? Cioè, nel senso, ormai ragazzi siamo in un periodo, anche se è un argomento ci dovrei fare un video, siamo in un periodo storico che anche le cose che costano poco suonano bene. Ormai non è più il basso della Squire fa schifo, no? Anche i bassi della Squire, io ne ho provati qualche uno e suona bene. Ormai non ha più senso spendere un ballino di soldi per avere uno strumento che suona bene, capito? Cioè ora la qualità è diventata, cioè gli strumenti costano un botto di soldi, sono cose che poi non ti servono proprio a un cazzo. Cioè tipo boh, il colore, la rifinitura, ma che cazzo te ne frega? Quando lo strumento suona bene, che cazzo te ne frega da te? I pallini che si accendono, la luce, tutte queste cazzate qui. Questo mi piace tantissimo, mi piace il colore e mi piace come suona. Più che altro la suonabilità, cioè veramente comodissimo. Questo però lo uso per suonare rock stoner, perché c'ha le corde. Diciamo che per ora è il mio preferito, va, potessi suonare solo questo. Vabbè. Poi un bassista senza un Fender è come trombare le bambole gonfiabili, cioè non si sente nulla. Allora, questo è un Fender Jazz Bass. Gli ho cambiato i bischeri, gli ho messi i neri. Veramente, veramente bello sto strumento. Il ponte gliel'ho cambiato perché faceva cacare, quelli della Fender fanno cacare. I pick-up invece sono sua. È un Fender però giapponese. Legno, questo è un legno, cioè non è fiammato, ragazzi. Sembra fiammato, ma in realtà questo è finto. Lo so che è un po' brutto, però è finto questa cosa qui, queste venature sono finte. In realtà è un banalissimo acero normale, però questo è semplicemente per bellezza. Però è bello e nonostante ci sia questa cosa un po' da cinese, però suona veramente di brutto. Poi c'ho il Precision, questo lo usavo per suonare stoner, ma poi purtroppo il Precision c'ha sta cosa di sto cazzo de manico che è largo, troppo largo, Dio buono, e gli è un po' scomodo perché suonarlo altezza fava è un po' scomodo. Quindi che ho fatto? Lo volevo vendere, ho provato a metterlo in vendita, ma poi ho detto no, via, mica, perché alla fine è bello, cioè vedete il colore, il legno, è veramente bello come strumento. Anche questo è giapponese, però del 96 se non sbaglio, o 92, non lo ricordo. Cioè mi piaceva sto strumento, dicevo no, che fa, perché venderlo? Vedi, ci ho cambiato anche il ponte, che... E quindi ho detto, sai che, ci metto le corde lisce per suonarci tipo funk old school, no? C'ha un suono più scuro, tipo bello alla vecchia. Nulla, i bassi sono questi. Poi vabbè, siccome io i dischi me li registro da solo, io so suonare anche un po' la chitarra, però la chitarra la suono solo per... cioè suono il rock e basta, cioè non è che so fa jazz e altre cose, io no. Questa è una Squire Jazz Master e come dicevo prima, cioè nel senso, quando tu c'hai... Voglio dire, quando il suono va bene, cioè nel senso può essere Squire, i pick-up sono i sua, che potrebbero essere anche cambiati, la polvere è sua, la dovrei pulire. Suona bene, però le cose distorte. Ecco, quando si parla di roba invece pulita, insomma, non è che ci abbia un suono... Però per il distorto gli è suo, perché distorto gli è una chitarra attiva,
quindi quando suona distorto pigia bene. Però mi piace sta chitarra, ci sono sempre. E accordatura anche questa, accordatura stoner, quindi due toni sotto. Questa è una chitarra assemblata, accordatura normale. In realtà la dovrei portare dagli Utah perché c'ha dei punti che fa veramente, cioè suona ma fa tipo sdang sdang. E niente, basta. Poi vabbè, c'ho la chitarra acustica, vabbè la uso così per fare una suonatina, per cantare, così, cazzate. Ma poi c'ho il mio primo basso che comprai quando avevo, 14 anni. Qui quando praticamente mi comprai il basso nuovo, dopo di questo, ho detto sai che gli levo tasti. Gliel'ho levati tipo con il martello, è venuto un bel troiaio, devo dire, sì, molto bello. Però non lo vendo perché vabbè ci tengo, insomma ci tengo, insomma, badanta curve. Però è un ricordo, via, giuro, di andare giovine. Niente, poi vabbè, lì c'ho le custodie rigide e le morbide e nulla. C'ho questo microfono che, devo dire la verità, per basso non mi piace, perché è troppo bassoso, basso di suo è basso, cioè è già scuro di suo e viene un suono veramente che nel mix generale dei pezzi non esce quasi mai. Questo è il mio microfono preferito, registro le voci e questo veramente è un misto tra il 57, praticamente questo microfono qui è un misto tra quello di prima, come suono intendo, ovvero riesce a prendere le alte, perché questo è molto chiaro il microfono, e le basse, quindi diciamo un piano di microfoni, un sondo metterli, forse li potrei mettere nel cu. Poi per registrare ragazzi basta un Mac, cioè nel senso non è che devi... Questa è una bella scheda audio, Mi dà il Boom Monte perché c'ha, praticamente c'ha 8 entrate. Cioè la cosa che mi piace è che c'ha la corrente, capito? Invece alcune schede audio prendono la corrente dai computer, ma secondo me è una cagata perché vengono fuori un monte di interferenze che rompano il cazzo. E questa è la scheda audio. Che insomma io ho tutta sta roba e in casa non si può lavorare. Che video di, quindi niente, da adesso in poi, tra l'altro, ecco, chiudiamo il video. Chi è arrivato fin qua è un mito, perché veramente ci vuole una grande pazienza. Voglio caricare dei video vecchi che ho fatto durante il primo lockdown, però li ho fatti in un altro canale, erano specifici, guardavano praticamente il basso. Qualche iscritto che c'è qui su Boso Sala Prove c'è anche in quell'altro canale, magari già l'ha belle visti, però li volevo mettere tutti insieme in un canale unico, perché appunto qui comunque si parla di musica, quindi che se parlo in un video, parlo cazzo ne so, magari una lezione di basso, magari ho comprato un microfono, sono tutti video che mi c'ero impegnato parecchio, quindi se li metto in questo canale è anche meglio, cioè nel senso almeno è tutto in un canale, si parlerà anche di roba più, anche di strumentazione e nulla, basta, non ho più. Bene, noi ci si vede al prossimo video, ragazzi. Spero veramente che vi vada tutto bene e che questo Covid di merda, veramente ho visto ora, cioè in Cina l'hanno belle trovato il vaccino, ma qui merdaioli non ce lo danno, vengono qui, ci smerdano e poi non ci danno il vaccino, non lo so, no, scherzo, dai. Bene, noi ci si vede al prossimo video, mi raccomando, ci sono tutti i link in descrizione. E basta, non ci fa più. Ciao. Ecco, mi si sono abbassati i capelli. Allora, noi... Allora, insomma, si diceva, ecco che insomma io ho tutta sta roba e nulla, sono a casa, non si può lavorare, che video di, no, nulla, e quindi niente, da adesso in poi, tra l'altro, ecco, chiudiamo il video, chi è arrivato fin qua è un mito, perché veramente ci vuole una grande pazienza. Allora, voglio caricare dei video vecchi che ho fatto durante il primo lockdown, però li ho fatti in un altro canale, erano specifici, erano che riguardavano praticamente il basso, qualche iscritto che c'è qui su Boso Sala Prove c'è anche in quell'altro canale, magari già l'ha belle visti, però li volevo mettere tutti insieme in un canale unico, perché appunto qui comunque si parla di musica, quindi anche se parlo in un video, parlo cazzo ne so, magari una lezione di basso, magari ho comprato un microfono, sono tutti video che mi c'ero impegnato parecchio, quindi se li metto in questo canale è anche meglio, cioè nel senso almeno è tutto in un canale, si parlerà anche di roba più... vi parlerò anche di strumentazione e nulla, basta, non ho più.
ce la fa più. Bene, noi ci si vede al prossimo video, ragazzi. Spero veramente che vi vada tutto bene e che questo Covid di merda, veramente ho visto ora c'è in Cina, l'hanno belle trovato il vaccino, ma qui merdaioli non ce lo danno, vengono qui, ci smerdano e poi non ci danno il vaccino, non lo so, no, scherzo, dai. Bene, noi ci si vede al prossimo video, mi raccomando, ci sono tutti i link in descrizione. E basta, non ci fa più. Ciao!